Amici e amiche di Andrew Channel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato a Frostpunk. Che cosa sta succedendo? Nello scorso episodio abbiamo trovato Nuova Manchester. Abbiamo scoperto che per aiutarli dobbiamo mandare un carico contenente tantissime risorse di legno e di acciaio e dobbiamo farlo in fretta perché fra 6 giorni e 20 ore arriverà la tempesta. Iniziamo con la prima ricerca, quella del Tier 4 e un altro Gathering Post in cui metterò più carbone. Non appena avrò 600 unità di acciaio e 600 di legno le dovrò spedire, quindi sapete, a Nuova Manchester. Qui ho un problema, storage near capacity, va bene. Ho sbagliato, ho fatto un gathering post anziché un resource depot. Ho fatto un errore, non è la prima volta che lo faccio, quindi siete abituati a questi errorucci. Un'altra cosa che ho fatto, ho dato gli extra turni agli ingegneri che fanno ricerca in modo che la ricerca continui velocissima. Gli scout numero 2 sono tornati con 191 legno, 141 acciaio e 3 core. Questo è fantastico perché vedete, siamo quasi pronti per dare il nostro aiuto. Intanto mettiamo da parte più carbone, ma molto di più ce ne servirà. E anche lo scout numero 1 è tornato con 404 unità di legno e un core e un po' di cibo. Per farla breve, ci mancano soltanto le unità di acciaio che possiamo andare ad aiutare. Ok, adesso questi scout probabilmente li possiamo eliminare, se non sbaglio. Uno lo elimino sicuramente, l'altro va alla Stone Ship. Quindi dov'è il beacon? 3 beacon. Disband. Quindi otteniamo 5 ingegneri in più. I 5 ingegneri in più vanno a fare una sola cosa a casa mia. Un'altra stazione di ricerca per velocizzare. Perché in questi 6 giorni dobbiamo fare il tutto e per tutto per efficientare la nostra situazione. Soprattutto sul calore. Partiremo da lì. Visto che sulle risorse ormai qualche fatto è fatto, giusto? Intanto mettiamo da parte sempre più carbone. L'acciaio, ragazzi, l'acciaio è importantissimo. Non capisco. Ok, possiamo ricercare tecnologie di Tier 4. Benissimo. House redesign non ci serve. Risorse. Sawmill extension sarebbe ottimo. Advanced steelwork sarebbe ottimo, ma forse non ci servirà. Automaton integration 2. Gli automaton lavorano al 10% più rapidamente. Questa è la ricerca fondamentale da fare adesso. Lunghe ore di dovere. No, facciamo aumentare lo scontento, non voglio che... scusate, non voglio che i turni di lavoro vengano ridotti nelle stazioni di ricerca. Non voglio. Anzi, aumentiamo anche questi e mi ero dimenticato, ho la possibilità... di costruire addirittura la sesta stazione di ricerca in cui ho gli ingegneri. Che la cookhouse con dentro questi ingegneri sta producendo tantissimo, sta cucinando tantissimo razioni. Il punto è che adesso arriveremo a saturazione, ma non voglio trasformarli in niente, non voglio trasformare questi ingegneri in che so, ricercatori, perché basta un avanzo, poi capiamo. La ricerca avanti fino alle 20. E siamo fortunatissimi perché riusciamo a ricercare proprio la nuova efficienza degli automaton esattamente prima che termini il turno, e quindi questa notte saranno già più efficienti. Molto bene. Engineered automaton che cosa dà? Gli automaton possono essere utilizzati anche per fare ricerca e nelle fabbriche. Questo è semplicemente boom. Sarebbe potentissimo, però non abbiamo più tempo.
suggerirei che come prima cosa andiamo a fare efficienza del generatore. Adesso ci facciamo tutte le tecnologie del generatore, intanto che gli automaton vanno avanti. Forse questa notte riusciremo ad avere abbastanza acciaio, forse, dico. Speriamo di ottenerne nella nuova. Speriamo di ottenerle nella nuova spedizione. Ottenere acciaio. Ma comunque, mancano 120 unità. Il punto. Allora, abbiamo superato gli 8000 carbone, ok? Però Shelter for New Manchester è uno di tre. Quindi poi ci chiederanno altre risorse, potrebbero essere il cibo, potrebbero essere il carbone, non lo so. E quindi per questo sono contento e magari storto più cibo. Anzi, penso che sia una buona idea. Un altro magazzino per il cibo. Visto che adesso non stiamo più producendo. Stavo guardando se potevo fare più acciaio in qualche modo, ma non penso perché le riserve di acciaio sono quelle che sono. Qui abbiamo dei wood crates. Ah, mi ero dimenticato. Va bene. Ok, dai. Ricominciamo la giornata. Ricerca che parte in quarta. Già alle 6 di mattina eravamo già al 30%. Qui abbiamo bisogno di food rations. Fermi tutti, stop, 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 stop. Abbiamo tutto quello che ci serve per il momento. Per il momento. Prendiamo un automaton nel gathering post. Off. Chiudiamo anche questo gathering post. Chiudiamo anche quest'altro. Se possiamo smantellare definitivamente. Andiamo sul trade beacon. Servono 60 unità di acciaio, 60 di legno, 200 di carbone e un automaton per creare. E lo mandiamo dopo a Manchester. Però non mi ha preso le risorse, scusate. Ho sbagliato. Torna indietro perché non hai il cargo, bello. Non abbiamo. Abbiamo costruito la carovana, ma non abbiamo il cargo. Quindi lo stavo mandando vuoto. Ok, advanced heater. Ora che possiamo portare a 3 il livello di energia, ma lo teniamo a 1 per adesso, perché a meno 50 gradi questo basta e avanza e ci permette di mettere da parte sempre più carbone. Che dovremo però stoccare. E adesso dobbiamo attendere perché abbiamo bisogno di più acciaio. Relief Expedition, ho sbagliato, disband. Ragazzi, ho sbagliato tutto. Ho sbagliato, questo era un automaton scout. Ah, dannazione. Ho bruciato risorse senza accorgermene. Ho bruciato tantissime risorse senza accorgermene, è colpa mia. Dovevo creare un cargo e non. Sì, scusate, una spedizione e non quello che ho fatto. Ok, pazienza, ormai è tardi. Abbiamo le risorse al massimo. Quindi, spedizione, vai. Parti in automatico, vedete, non bisogna dare nessun ordine. With the basic shelter secured, the most pressing need is food. Hunger has forced these people to dire things. May God forgive them. La fame ha spinto queste persone a commettere atti selvaggi, che Dio li perdoni. Dobbiamo mandare. Ecco, te pareva! 2000 razioni di cibo con due automaton. 2000 razioni di cibo, 2000.
Non ce la faccio. Dovevo pensarci prima. Duemila razioni di cibo, ragazzi, è troppo. People oppose you. Sei automaton in città ce li ho, e come? Dobbiamo avere 500 razioni per noi, quindi 2500. E poi chiederanno il carbone, ne sono certo. Nuova tecnologia, allora, food and shelter, industrial house, ci serve più acciaio per ricercarla, ma lo faremo presto. Quindi per adesso, a livello tecnologico, abbiamo generatore efficiente, i heaters avanzati. Va bene. Possiamo sicuramente dedicarci al cibo. Anche se onestamente, vabbè, non credo di arrivarci ad avere 2000 più 500 per me, perché... Ah beh, una cosa che va fatta immediatamente è la conversione delle zuppe, assolutamente. In questo modo riusciamo a generare più cibo, mi ero dimenticato. E sta per arrivare la tempesta, ragazzi, non ce la faremo mai. Non riusciremo a salvare Nuova Manchester. Faccio molta fatica a vedere New Manchester salvata, cioè... Boh. Faccio molta fatica, onestamente. E adesso capisco cosa servono tutti quei core. Dovevo mettere da parte più risorse. Dovrei costruire sicuramente almeno un nuovo automaton appena ho le risorse per farlo. E non abbiamo trovato nulla, ben meraviglioso. Meraviglioso, wow. Che fortuna. Tutte le fortune a noi. Ah, sono le 3 di mattina, ecco perché la tecnologia non va. Forse potrei dare i turni notturni anche alla ricerca, ma... Oppure avrei dovuto ricercare i robot ricercatori. Comunque, dai, battute a parte. Qui abbiamo bisogno di ingegneri, di attivare e di costruire un nuovo automaton. Le risorse ci sono, anzi daremo l'ordine di farne due. Altro acciaio, altro steam core. E a casa dobbiamo adesso costruire un food... un hot house, ma ne voglio costruire uno industriale appena ho la tech per farlo. Generator range, e qui andiamo a prendere una fase industriale, una. Aspettiamo di avere abbastanza acciaio poi per costruire la seconda. Un nuovo automaton è stato costruito, lui lavorerà sulla seconda. Appena abbiamo l'acciaio per farlo, però. Che dovremmo avere adesso. La mettiamo qui, sarà fredda forse, probabile, ma la sapremo gestire. E dovremmo costruire un'altra cookhouse. La devo però mettere al caldo. No, qui c'è troppo freddo perché non siamo nel range del generatore. Range che però arriva qui. Ergo. Qui ci sarà una nuova cookhouse. Ok.
Sembra che le cose si stiano mettendo lentamente in moto. Speriamo. Nuova ricerca generatore 2. Ok. Manca l'overdrive coupling che permette di andare in overdrive più lungo. Io adesso mi devo salvare le natiche della tempesta, quindi devo fare queste cose. Ok. Quindi si torna a produrre cibo. 5 all'ora. Questi producono. Devono produrre di più. Ne portiamo lo Steam Deck da 2. Ok, adesso abbiamo due cookhouse avanzate che fanno cibo e vedete che il cibo crudo va abbastanza bene. Gli ingegneri che costruivano i robot adesso li spostiamo nelle cucine e anche questi di giorno dovranno iniziare a fare razioni di cibo. No, non Nuova Manchester, vai a casa. Boom. Probabilmente avrò bisogno di un altro robot. Mi dispiace. Infatti l'avevo già messo in coda. Lo facciamo nel prossimo episodio. Mi serve un altro robot perché per fare poi per mandare i due robot, i due automaton nell'altra città. Praticamente gli ridoniamo perché vedete che è partito con l'acciaio e tutto quanto, ma adesso starà a lavorare. Quindi anche questi due staranno là a lavorare con il cibo. Il punto è che dobbiamo arrivare ad avere 2000 razioni il più in fretta possibile e poi iniziare a lavorare le nostre. Sarà dura, ma ce la possiamo fare. Io vi ringrazio per essere rimasti con me e vi do appuntamento alla prossima.